Solo alla sua prima stagione in Formula 1, Senna aveva dimostrato di cosa era capace e aveva sfidato il domino Prost. Ma ciò che Prost non aveva ancora sperimentato era che Senna era pronto a rischiare la vita per vincere il titolo mondiale. Negli anni Ottanta, il mondo assisteva alla spettacolare rivalità tra due dei piloti di Formula 1 più illustri, Ayrton Senna e Alain Prost. Nel 1986, Prost vinse il campionato mondiale per la seconda volta. I francesi perdevano la testa per l'eroe nazionale. Nelle celebrazioni della vittoria a Parigi, guidò la macchina vincitrice per i Champs-Élysées. Alain Prost era il re della Formula 1. Ma Ayrton Senna, ora più maturo, aveva totalizzato 4 vittorie. Era deciso a rubare la corona di Prost. Nel 1988, 4 anni dopo il suo debutto in Formula 1, Senna ottenne l'opportunità che stava cercando quando la McLaren gli chiese di guidare per loro. Con la macchina più veloce in pista, Senna aveva l'occasione di dimostrare che lui era il miglior pilota del mondo. Ma c'era un solo problema. McLaren era la squadra di Prost. La loro rivalità sarebbe arrivata ad un livello personale. Dal primo momento in cui Senna entrò alla McLaren, tutti si resero conto che sarebbe stata una lotta accanita. Un pilota avvertì Senna che il ruolo di Prost era consolidato nella squadra. Disse: attento, quando sarai alla McLaren, Prost è lì da anni, è il campione del mondo, la squadra è sua. E Senna disse: lo distruggerò alla prima occasione. Nella sua McLaren, Senna sentì facilmente che aveva un'auto che gli avrebbe permesso di riuscirci. E durante le qualificazioni al Gran Premio di Monaco, la terza gara della stagione 1988, Senna provò una strana sensazione di ebbrezza. Mentre spingeva la sua McLaren al limite, si sentì distaccato dalla realtà. La strada sembrava diventare parte di un tunnel. Poi in gara, mentre accelerava per andare in testa, quella sensazione tornò, ma gli fu ordinato di rallentare. Appena tolse il piede dall'acceleratore, perse la concentrazione e si schiantò contro una barriera. Sopraffatto dalla sua guida, Senna credette di aver sperimentato Dio e che il suo spirito divino lo aveva protetto nell'incidente. Sentiva che Dio gli aveva dato il suo talento e che lo aiutava ad andare così veloce. E lui lo spiegò come una specie di stato di trance. Andava sempre più veloce ed era come ipnotizzato dalla velocità. Con un'auto veloce come quella di Prost e Dio al suo fianco, Senna credeva di essere invincibile. E nel 1988 realizzò il suo sogno. Con 8 Gran Premi vinti contro i 7 di Prost, fu coronato campione del mondo. Questo è stato il momento più intenso della sua carriera sportiva. Ha vinto il campionato. Sul podio guardava il cielo, fu una rivelazione. Sembrava che vedesse Dio che dall'alto gli sorrideva. Il 1988 fu un trionfo per Senna. Per Prost fu un disastro. Il giovane pretendente gli aveva preso il titolo e Prost giurò che non sarebbe riaccaduto. Se prima la rivalità era stata intensa, se prima tra loro c'era stato rancore, adesso si odiavano profondamente. Nel 1989 gli altri piloti si scioglievano al calore della loro infuocata rivalità.
In Giappone, nella penultima gara della stagione, Prost lasciò il campionato. C'erano solo due persone che contavano nella gara, Alain Prost e Ayrton Senna, entrambi della McLaren. Erano i piloti migliori, sulle macchine migliori. Solo uno di loro avrebbe vinto il campionato e sarebbe stato deciso a Suzuka. Prost era in testa, giro dopo giro, con Senna dietro di lui. Senna doveva passare avanti per guadagnare i punti di cui aveva bisogno per il suo secondo titolo mondiale. Ma Prost era deciso a non permetterglielo. Non appena Prost prese una curva larga, Senna tentò di superarlo dall'interno. Ho visto la storia mentre accadeva. Prost continuava a guardare nello specchietto per intrappolare Senna. Prost aveva calcolato che Senna avrebbe azzardato quella mossa pericolosa. Ma Prost sapeva anche che se Senna non avesse terminato il Gran Premio del Giappone, le sue speranze per il campionato mondiale si sarebbero infrante. Ayrton si avvicinò tanto fino a che, come un pesce, rimase intrappolato nella rete di Prost. Così Senna arrivò vicino e poi più vicino. Un istante bastò a Prost per sapere che Senna stava per attaccare. Un secondo. Le auto andarono fuori pista. Era finita. Lo aveva messo in trappola. Il professore era stato più abile di Senna. Vinse il campionato. Riprese la sua corona. Ma Senna giurò vendetta. Senna non pronunciava mai il nome di Prost. Si riferiva a lui dicendo lui, o a volte il francese, ma più spesso lui. Fu nel 1990 che Senna si assicurò la vendetta. Ironicamente, un anno dopo l'incidente ed esattamente sulla stessa pista. Questa volta la situazione era capovolta. Era Prost che aveva bisogno dei punti per vincere il campionato. Ma Senna era determinato a fermarlo e non aveva bisogno di trappole. All'inizio della gara, Prost era davanti a Senna. Quando arrivarono alla prima curva, Senna lo affiancò a 250 all'ora ed entrambi finirono fuori pista. Ma grazie a Dio non si fecero neanche un graffio. Poteva essere una catastrofe terribile, perché avrebbero potuto coinvolgere il resto dei partecipanti. Con la Ferrari di Prost sbattuta fuori dalla corsa, Senna aveva avuto la sua rivincita e il titolo era suo. Poi, nel 91, lo mise in evidenza, eguagliando il record di Prost e vincendo il campionato mondiale per la terza volta. Il brasiliano era finalmente il re della Formula 1. Prost, scoraggiato, sembrava voler abbandonare la Formula 1. Ma dietro le quinte stava intelligentemente negoziando per correre con la Williams, che aveva sviluppato un'auto all'altezza della McLaren. Nel 1993, al volante della sua nuova auto, Prost batté Senna, aggiudicandosi il suo quarto titolo di campione del mondo. Poi, non avendo altro da provare, Prost si ritirò, questa volta per sempre. Non credo che il fatto di aver battuto il suo rivale di sempre abbia avuto a che fare con la sua decisione di ritirarsi. Senna prese il posto vuoto alla Williams con l'intenzione di dominare la stagione del 94. Ma non fu così. Quando Senna spinse la sua auto al massimo ad Imola in Italia, perse il controllo per una frazione di secondo e sbatté contro una barriera a più di 220 km orari. Le lesioni si rivelarono fatali, a 34 anni. Quando il corpo di Ayrton Senna tornò nel suo paese natale, il Brasile,
Un milione di persone fiancheggiava la strada dove passava il corteo funebre. Il ragazzo brasiliano era un eroe nazionale. Quando Ayrton morì, sicuramente fu un momento tragico per tutti noi. E anche Alain, nonostante tutti i momenti difficili di attrito tra lui e Ayrton, sono sicuro che stesse soffrendo come tutti noi. Un'intensa rivalità tra due piloti di Formula 1 di gran classe, durata 10 anni, terminò con un ultimo atto di riconciliazione. Quando Alain Prost portò la bara del suo avversario nel luogo del riposo eterno.